Lina Montanari, in arte Lina Powder, nasce a Milano il 4 gennaio 1980. Studia al liceo artistico e inizia la sua carriera come make-up artist e tattoo marker nel 1999, laureandosi presso l'Accademia di Make-up di Milano. Grazie al suo stile eccentrico si fa notare presto e nel 2013 conduce il programma TV sulla 5 che porta il suo nome Lina's Hair. Partecipa anche al celebre programma Rai Detto Fatto nell'edizione condotta da Caterina Balivo. Tenacia e passione per il suo lavoro sono il suo elisir di bellezza insieme alle eccentriche maschere mummificatorie che ama fare. Oltre alla cura del proprio viso, si diletta anche a quella del fisico, grazie alla passione per il ballo agonistico, reso più allegro dalle sue strane espressioni facciali e ai numerosi allenamenti in palestra, ostacolati però dall'amore per la pizza. Quando non si tratta di capelli, ama cucinare il suo famoso tronchetto di Natale, ma saprà fare solo quello? Come si vede sul suo profilo Instagram, oltre alle sopracciglia, adora la natura e ama fare i selfie con gli animali che considera suoi bambini, tanto da voler somigliare a loro. Viaggiare è la sua seconda passione e la condivide con il suo principe azzurro. Come si nota spesso, forse troppo, dai suoi colorati outfit, è una vera vintage lover, Betty Page Docet. Insomma, la nostra Lina si potrebbe riconoscere tra centinaia di persone grazie al suo carattere bizzarro o per i suoi pazzi capelli?